Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di questa puntata. Nel 1929 si verificò il cosiddetto crollo di Wall Street. In un tranquillo giovedì di ottobre, nel pieno di un periodo di grande prosperità economica per il paese, l'America si risvegliò bruscamente dal sogno di ricchezza per ritrovarsi a vivere uno dei peggiori incubi della sua storia. Per questo fu battezzato il giovedì nero della borsa. In pochi giorni andarono in fumo gli investimenti di 1 milione di americani, per molti di essi i risparmi di una vita. Molti non ressero purtroppo allo shock e si tolsero la vita addirittura gettandosi dai balconi del Palazzo della Borsa. La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. Isabel Allende. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il Giardino Giusti. Siamo a Verona. Natura, arte e storia rendono famoso il Giardino Giusti in tutto il mondo. Alla fine del 1200 la famiglia Giusti si trasferì dalla Toscana a Verona per sviluppare l'industria della tintura della lana, prima fonte di ricchezza della città scaligera. Nel 1406 Provolo Giusti acquistò un'area contigua all'antica via Postumia. Nel corso del XVI secolo quello che era in origine un insediamento produttivo venne convertito in un palazzo di rappresentanza, completato da un giardino formale con cipressi, fontane e grotte secondo la moda del tempo. Principale artefice del giardino e del palazzo fu Agostino Giusti, uomo colto in contatto con i Medici e con gli Asburgo. Il Giardino Giusti divenne tappa obbligata di tutti i grandi viaggiatori di passaggio per Verona, tra cui poeti, artisti e teste coronate. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.